Buongiorno, mercoledì. Siamo nello stesso hotel in camere diverse. Yeah, ce l'abbiamo fatta. E perché Nick è ancora positivo. E a questo proposito, qui dalla mia zona ufficio in camera, volevo vedere un po' di differenze che ho notato, tra gli hotel italiani e quelli americani. Tra l'altro, non so se l'ho mai detto, ma io sono cresciuta in un hotel, quindi ho notato alcune differenze anche più subdole. Allora, a parte la differenza non molto subdola della mancanza di luci sul soffitto, continua questo trend. Non capisco veramente, cioè, se sia, non so, complicato installarle o cosa, però. Boh, gran lampade tipo applique, lampade dal pavimento, ma sì, a stelo nel senso. Però no, niente sul soffitto. A parte questo, non c'è distinzione se nella stessa camera ci sono due persone, tre persone, cioè ti dicono il massimo numero di persone che possono stare in una camera, ma se ci vai da solo, ci vai in quattro, cavoli tuoi, cioè un po' come a San Diego quando eravamo con il nostro amico. Adesso che la camera è prenotata a nome mio per evitare che Nick dovesse fare il check-in, sono andata in reception, ho detto posso fare il check-in per la seconda camera prenotata a nome mio? Sì, ok. Zero domande, zero questioni. Ok, chi c'è in quella camera? Mentre in Italia non so se sia ancora così, ma penso di sì, e devono controllare il documento a tutti quelli che soggiornano in hotel, e addirittura credo lo mandino ancora alla questura, questo tipo di informazioni. Quindi sì, molto, molto alla leggera, insomma. Infatti, a parte quando ho fatto qui il check-in, io il documento non l'ho mai mostrato negli altri hotel. O forse, aspetta, al motel di Ventura, quello un po' sketchy, lì sì, mi hanno chiesto il documento. Di cosa si preoccupano? Ma non importa. Ovviamente non c'è il bidet, va da sé. In questo hotel specifico, ma non è molto comune negli altri, non ci sono le pulizie, nel senso, se stai più di 4 notti, vengono fatte le pulizie il quinto giorno. E infatti, ieri, che era il mio quinto giorno qui, mi hanno fatto trovare la camera tutta pulita, gli asciugamani cambiati, eccetera. Se no, non ti cambiano neanche gli asciugamani a meno che tu non lo richiedi specificamente. Cioè, Nick ha un po' questa mania di non far fare le pulizie comunque, perché lui non vuole che entrino persone con le sue cose in giro per la camera, eccetera. Quindi tendenzialmente non, sì, c'è sempre il do not disturb sulla porta. Però sì, non le fanno qui proprio spontaneamente. Che altro ho notato? La colazione continentale, sì, vabbè, per modo di dire, sì, è abbastanza triste e scarna. E un'altra cosa che probabilmente però è già cambiata anche in Italia, non c'è più niente nel minibar. Almeno gli ultimi hotel in cui siamo stati non c'è assolutamente niente nel frigo, perché se ti serve qualcosa, se vuoi qualcosa, vai alla reception, l'hanno tipo mercatino, hanno patatine, biscotti, cioccolata, cose che puoi comprare lì, e da nessuna parte ho visto liquori in vendita, perché sapete che qui in America sono un po' particolari su questa cosa qua. Però in compenso, quando eravamo a San Diego, il caffè dove andavamo a fare colazione aveva in bella mostra anche birre alcolici, che per me è stranissimo qui in America, perché sono pochissimi i posti in cui si può esporre l'alcol così, e
alla leggera, nel senso che ci sono i liquor store, ci sono i posti dove vai nello specifico a comprare alcol o nei supermercati l'alcol è proprio un reparto a sé, spesso ti chiedono il documento quando lo compri, quindi insomma è molto regolamentato come sapete. E basta, quindi adesso aspetto che Nick si svegli, mi sta facendo un po' preoccupare se devo essere sincera perché però è andato a letto presto, quindi probabilmente si è svegliato durante la notte e quindi è per quello che adesso non mi risponde i messaggi di sei sveglio e basta e faccio un po' di lavoro qui in camera e dopo chissà, oggi vediamo se andiamo dai suoi in giardino rigorosamente. Ieri ho conosciuto la zia, anzi gli zii di Nick, e lo zio tra l'altro viene dal New Jersey, raga. Io che sono appassionata di New Jersey, ho scritto la mia tesi su Bon Jovi e Bruce Springsteen, ciaone, cioè mito, e abbiamo fatto questa videochiamata in cui ci hanno mostrato la loro casa, raga, non vedo l'ora di poter andarle a trovare di persona perché hanno una casa stratosferica, vecchia tra l'altro d'epoca, però con un giardino sterminato, bellissima. E basta, abbiamo mangiato la carne avanzata da domenica, quella della festa per i genitori di Nick. Mamma, le bave. Ecco, quello che non è tanto positivo quando appunto si mangia questa carne e poi il giorno dopo avere il contenitore che è in bagno, è immerso in acqua e sapone da ieri, ma un odore che fa venire un po' il vomito stamattina. E tra l'altro ho provato il jerky che ho comprato l'altro giorno per Nick, perché gliel'ho lasciato la maggior parte degli snack in camera sua, che li trovasse quando arrivava, ma ho aperto il beef jerky al Korean barbecue, che non è neanche beef jerky, è pork jerky, quindi carne di maiale, ma merita veramente perché poi quando lo mordi senti proprio l'affumicato in bocca. Mi è piaciuto molto. E detto questo, questo è l'highlight. E tra l'altro la carne di domenica era pulled pork, quindi sfilacci di carne di maiale al barbecue, con salsa barbecue e con coleslaw, che è questa insalata di cavolo cappuccio, credo che sia, però mischiata con salse varie. E quindi si fa questo panino che è di mais, di farina di mais, con la carne e il coleslaw e in cima in teoria si mettono i pickles, cioè i cetriolini sotto aceto praticamente, che io eviterei anche, però questa è la ricetta, buonissimo, fantasmagorico. E basta, e oggi appunto vediamo il da farsi. See you later. Giovedì, buongiorno. God, sono esausta da questa situazione. Dai che manca poco. Confermato che partiamo sabato e Nick si è convinto di seguire le direttive CDC, per cui saranno passati 10 giorni dal suo test positivo, per cui possiamo volare. È molto in paranoia di attaccare il Covid a me. E devo dire che sì, è una cosa che un po' mi preoccupa, però allo stesso tempo preferisco, se proprio devo prenderlo adesso, piuttosto che più vicino alla partenza, al ritorno in Italia, ovviamente. Ieri poi abbiamo avuto la brillante idea di uscire alle 2:30 del pomeriggio per andare a mangiare un cheeseburger che avevo ordinato, quindi abbiamo camminato mantenendo la distanza. Un caldo, raga, un caldo. Oltretutto il mio gazebo fronte lago era occupato, quindi non siamo potuti andare là e abbiamo dovuto andare
siamo dovuti andare, non so più neanche l'italiano, siamo dovuti andare al gazebo più in là, in mezzo all'erba, che però sì, non era molto ventilato. Pranzo buonissimo da Fatburger, e poi siamo tornati indietro sfracellati dalla stanchezza di questo caldo opprimente. E per fortuna, però, come vedete, è grigio oggi, nuvoloso, perché ieri, poi ieri sera ha diluviato. Quindi ha rinfrescato un po' l'aria, per fortuna. E niente, che altro? Sì, mi è venuta in mente un'altra differenza degli hotel americani. Cioè, il check-out praticamente non si fa, o comunque se vuoi puoi anche passare e mollare le chiavi in un cestino che hanno vicino alla reception e ciao ciao, arrivederci. E molto spesso la fattura viene infilata sotto la porta il giorno del checkout. E vabbè, i rapporti umani, questi sconosciuti. Mi preparo per le mie chiamate e vado a riempire acqua e ghiaccio, insomma, solito tran tran, dai che mancano solo 2 giorni, dai, dai. Ciao, sono nascosta dietro al Boba Tea. In realtà sono arrabbiata come una iena, infatti ho già mandato il reclamo a Uber Eats perché abbiamo ordinato il cibo d'asporto al Pho, che è il ristorante vietnamita, e praticamente dovevamo avere una zuppa a testa, in realtà hanno messo solo la mia zuppa e hanno sbagliato il drink di Nick, quindi ho pagato 20 dollari in più. Di cose che non abbiamo avuto sbagliate, sono incavolatissima. In compenso non hanno sbagliato il Boba Tea, che praticamente è tipo il Bubble Tea, non so se l'avete mai provato il Bubble, però le palline non sono quelle che ti esplodono in bocca come con il Bubble Tea, ma sono proprio palline di tipo di gelatina da masticare. Si fa mangiare. Diciamo che finirlo tutto sarà un'impresa, ecco. E devo mettermi ad editare più vlog, raga. Questo è il programma del pomeriggio e stasera forse riusciremo ad andare a cena dai genitori di Nick. Vediamo. Buongiorno dalle paludi. Stiamo tentando di tornare in hotel. Aspetta un attimo. Dicevo, con questo profumo di erba tagliata e gasolio che proprio ci sta bene. Buongiorno, è venerdì, un giorno alla partenza, yeah! È stata più contenta di fare i bagagli. E comunque ieri sera siamo finalmente andati a cena dai suoi e abbiamo mangiato le crab cakes, buonissime, e il banana pudding, buonissimo, però veramente non potrò più vedere piatti a base di granchio e banana per un po'. E come vedete siamo in passeggiata insieme oggi, sempre mantenendo le distanze, e l'ho portato al nostro gazebo, nostro, perché ci siamo stati insieme io e voi in tutti questi giorni. E niente, poi che altro c'è da segnalare? Ieri vi ho detto che ero incavolata per l'ordine sbagliato del pranzo al ristorante. Intanto guardate che bel lago che vi mostro. E oggi Uber mi ha rimborsato i piatti sbagliati, quindi risolto anche quello. Continuiamo la nostra passeggiata. A dopo! We're ready to leave! Sì, è sabato mattina. Ieri siamo stati a pranzo dai genitori di Nick. Oggi abbiamo fatto un'altra passeggiata vicino al lago che sembra immerso nella foresta, in realtà, come vi dicevo, è a 2 metri dall'autostrada. Finalmente, non vedo l'ora. Abbigliamento, di
di norma per la partenza, quindi magliette tennis, spalle della bici, calze compressorie, scarpe da ginnastica e spero non mi facciano aprire lo zaino per controllare, tipo quando fanno i controlli extra, perché non credo si richiuderà mai più se lo apro. E che altro? Basta, sono riuscita a mettere via tutto, spero di non essermi dimenticata niente. E veramente non ne posso più. E andiamo a pranzo dai suoi e poi in aeroporto verso le 2 per poi prendere l'aereo alle 5. Si spera. Vi terrò aggiornati. Let's go. Siamo in aeroporto. Abbiamo passato i controlli. Mi hanno fatto togliere le scarpe e vabbè, dettagli insomma. Comunque sembra tutto a posto, ma non lo dico troppo a voce alta perché oggettivamente potrebbe cambiare tutto, però per il momento sembra tutto puntuale. Fingers crossed e sognando California, ve lo dico. Cose a random dal pranzo a casa dei genitori di Nick. Ho visto il laboratorio dove suo papà costruisce cose in legno, ma ammazza raga, tantissime cose, mi ha spiegato anche che fa seccare il legno per tipo 3 anni prima di poterlo utilizzare, pazzesco, fra taglieri, tavoli, tavolini, mobili, da chi ha preso Nick, se no. E poi mi ha spiegato che cos'è il cornhole, che è questo gioco che si fa praticamente alle fiere, sagre, ma anche dalle loro parti nei bar, cioè un po' dovunque, e dove praticamente hai delle, non so neanche come dire, delle scatole di legno, però alte tipo come una persona, con un buco in centro, e vengono posizionate a 13 metri di distanza l'una dall'altra, e tu sei al centro con con un panno, praticamente un sacchetto pieno di piselli o di fagioli, eccetera, e devi lanciare, fare centro e buttarle dentro il buco e si fanno le gare, tornei, cose, un po' un'alternativa alle freccette, tipo. E quello, e poi mi ha spiegato anche che cos'è la horseshoe, dove praticamente si usano i ferri di cavallo per fare centro su un paletto che è a una certa distanza, anche quello altro gioco da bar. E me l'ha spiegato perché lui, più che altro una sua amica, costruisce queste le porte, diciamo, del cornhole. E poi ho trascorso un po' di tempo, più che giocato, con Ozzy, che è il cane dei genitori di Nick, che è tanto un good boy, e che praticamente Nick aveva da cucciolo in California e l'ha tenuto per qualche anno fino a che ha fatto il primo viaggio oltreoceano e l'ha portato dai suoi per fargli da dog sitter, e da quel giorno non è più tornato in California. È andata così. E comunque adesso ha 16 anni, poverino, è molto acciaccato, però morbidoso, ha fatto il bagno ieri, era tutto flettoso, era un peluche cucciolissimo. E niente, poi abbiamo mangiato l'ultima crab cake e macaroni and cheese, proprio pranzo vero americano, e basta, adesso appunto siamo qua che aspettiamo l'imbarco. Fingers crossed. Siamo a casa! Siamo a San Francisco, ma vabbè, insomma, quell'ora e mezza di macchina e poi siamo a casa. Non ci credo, voglio piangere. Finalmente arrivati. See you later.